Cristiano Malgioglio! Per te e per tutte le donne d'Italia. Grazie! E ricordatevi, uomini, che le donne bisogna sempre rispettarle. Tesoro, grazie, grazie. Cristiano, ma che meraviglia! Accomodati! Povero mio ciuffo, com'è? Ma eh sì, bene? Mi sono permessa di abbracciarti, ma senza, certo, il tuo, ma consenso. Ma come? Sei talmente straordinaria, sono molto contento di essere tuo ospite. Io avevo pensato... Ma che bello! Un trono, che bello, e non me l'hanno trovato. No. Io sono molto felice di essere qui, perché la vita in diretta è stata e sarà, spero, sempre la mia casa. Beh, sei tu che ci tradisci, mio caro, accomodati. No. Non è che adesso cominci a dare le colpe alla vita in diretta. No, non è vero. Sono felice di essere qui tuo ospite e sono tutto tuo. Chiedimi quello che vuoi, le cose più imbarazzanti. Ma come sto bene? Davvero, guarda che comincio subito. Amore, immediatamente. Comincio immediatamente. Ma che bella, quindi... Rimandatemi la sua canzone. Beh, della hit del momento. Giochiamo, dai. Giochiamo. Era giugno. Tommaso, tuo marito, fa ser tu, tu ser tu, come la vita di... E mi sono innamorato, ma di tuo marito, no vir maldaggi, no ser infelice. Ma quanto sei sexy, bella e sexy, dimmi amore. Ma di quale marito ti sei innamorato? Ma generalmente non sono innamorato di nessun marito. Questo è un brano brasiliano, tratto da questo mio album Sonhos. Volevo fare un disco tutto in brasiliano, avevo pensato di cantarlo in arabo, un disco tutto in arabo, perché mi piace molto la musica araba. Io l'amo. Ma saresti in grado? Beh, naturalmente devo andare 2 o 3 mesi in Egitto. Minimo, perché la pronuncia è impossibile. Però amo molto quella musica lì. Brasiliano è molto più facile, perché ho lavorato molto in Brasile con il grande Roberto Carlos, forse uno dei 10 cantautori più importanti del mondo. E lì ho acchiappato, ho preso tutta la cultura musicale, poi quella cubana. E io, siccome sono una persona molto colorata, molto allegra, mi piace tutto ciò che è ritmo. Io adoro il ritmo. Quelle canzoni lagnose, che ce ne sono tante in circolazione in questo periodo, ragazzi, che ti fanno venire al detto. Pressione, mi fanno ricordare che devo pagare le tasse, l'avvocato. Ed è incredibile. Io amo l'allegria, la gioia, come sono io. Tra poco ti metteremo alla prova. Ma la cosa è, oggi mi sono vestito da maschietto, perché volevo vestirmi un po' strano. Ma bravo, perché dovrai tirare fuori il macho che è in te tra un attimo. Ma tra un attimo, prima voglio mostrarti delle fotografie. Oh, sì, dimmi quali sono. Di mogli eccellenti, per sapere se ti saresti innamorato anche del loro marito. Vediamole un po'. Chi sono queste donne? Ecco. Ah, no, di Trump? No, mia cara. Che ci faccio, scusa, con Trump? Mi posso fare qualche viaggio in aereo con lui? Cos'è che non ti piace di quest'uomo così no, ricco? No, beh, naturalmente ho dei gusti diversi. Fai dire? No, di Trump no, comunque è un personaggio, un politico molto importante, simpatico. Ecco, vorrei sapere chi è il parrucchiere suo per quella tinta lì. Quindi niente Donald no, Trump, no, Melania assolutamente. Può stare tranquilla. Se lo può tenere tutta la vita. Vediamo la prossima foto. Beh, non ti andrebbe poi così male col marito di lei. Ma già sono una regina io, che ci faccio, scusami. Non devo diventare più regina. Ma non ti piacerebbe, William? No. Harry? Beh, Harry. Beh, amore, no. Poi ti dico chi mi piace dopo. Va bene, allora ascolta. Noi facciamo fatica a trovare le parole quando dobbiamo descrivere Cristiano Malgioglio. Ma questa chi è? No, aspetta. Questa l'hai deciso? Ma Albano l'ho visto l'altra sera, io abbiamo fatto lo spettacolo per fine anno, che tra l'altro è stato un successo meraviglioso, e sono molto contento, facciamo un applauso. Addirittura il 56%, penso, la seconda parte, il 36%, numeri sbalorditivi, bellissimo. E che ci faccio con Albano? Ma ti immagini Albano con me? Dove mi porterà, in Russia, in Cina? E tu lì ci vai quando vuoi. No, preferisco andare in altri posti, amore, molto più caldi.
Niente, non abbiamo trovato un marito per Cristiano Malgioglio. Beh, vuoi sapere, io non so se hanno una foto. Allora, c'è un attore americano che io trovo che sia bellissimo, poco popolare da noi, e io ho dedicato questa canzone. Prima si pensava a Icardi, al calciatore, ma visto che la sua donna è molto gelosa, aveva il terrore che venisse sotto casa mia, e invece ho pensato poi a quest'attore Channing Tatum, che penso che sia l'attore più... lo conoscete? Più bello del mondo. Avete una foto di Channing Tatum? Che qui sono... Vabbè, ragazzi, però vabbè. Beh, a questo potrei rubarglielo a sua moglie. Ma non so se lui è d'accordo. Lui è pazzesco, e non c'è Brad Pitt, George Clooney, no, sullo scompaiono tutti, è bellissimo, poi è un attore straordinario. Grazie, io l'ho conosciuto, ho chiesto anche l'autografo, penso un po', a Madrid. Sì. E ti sei presentato? Beh, lui mi ha visto, io appena l'ho visto stavo svenendo, dico mi fai un autografo, mi vergognavo a chiedere un selfie. Ma come? La regina lo so, che si vergogna, lo so, ma mi vergogno. No, sono molto timido in queste cose. Ma davvero? Molto timido, sì. Ma non chiedo, sei spregiudicato? No, non, non sono spregiudicato, no. Ho chiesto qualche foto in passato a delle donne importanti che io amo molto, però sono molto timido con gli uomini. Questo aspetto mi piace, lo devo indagare meglio. Sono qua, sono a tua disposizione. Allora, noi ci siamo incontrati a giugno, siamo andati a cena insieme e mi hai raccontato tante cose, anche di alcuni tuoi amori. Delle cose... Sì, che ti ricorda? Perché sono molto pericoloso io a volte racconto delle cose che non mi ricordo neanche. Ma sicuramente... che ti ho raccontato, dimmi. Per esempio di un ballerino fantastico, eccezionale, che poi... Lui sarebbe morto, amore, non c'è più... Un ballerino. L'hai mollato ballerino. Tu, tesoro? No, scherzavo, ho detto così, lui avrebbe scherzando, era una battuta di spirito. Non so, che ballerino era? Hai perso il conto? Lo so. Un ballerino cubano bellissimo, ho visto anche le foto, Cri. Oddio, chi è sto ballerino cubano? Ma da dove sei impazzita? Non ho mai avuto amore cubano nella mia vita. Ma chi è questo ballerino cubano? Non lo voglio sapere adesso io, scusa. Mentre ti rinfresco la memoria, noi guardiamo la tua storia, anche se abbiamo cercato di balbettare qualcosa su di te, perché sei talmente variopinto che neanche Alessandro D'Alessandro, secondo me, ci è riuscito. Vediamo un po'. Cristiano Malgioglio. Ho avuto tante storie, tanti amori. È un artista dai mille volti che passa dalla canzone alla TV, dal giornalismo alla radio. Cristiano Malgioglio è un mattatore e un istrionico affabulatore. Che succede? Voglio sapere il parere vostro. Ma loro mi amano. Con i suoi atteggiamenti sopra le righe e i look stravaganti ha lasciato spesso il segno in TV e sui social network. Se tu l'angelo azzurro, quest'azzurro non mi piace. Eppure in realtà è anche un uomo timido, malinconico, un talento puro, abituato a dire quello che pensa e ad essere se stesso. Io leggo moltissimo e magari ti rimane un'emozione. Io non lo so, perché sai, questi sono abbastanza sdolcinati, invece sono molto violento nello scrivere. Tanti gli incontri importanti nella sua vita, dalla Sicilia a Genova e a Milano, da De Andrea a Mina, per la quale scrive canzoni indimenticabili. Signori, Romolo Valli! Ma scusa Mina, ma non sono Romolo Valli, sono Cristiano. Buonasera al pubblico, buonasera a voi tutti. Ma sono tantissime le donne che lo hanno sempre voluto, finché a cantare è lui stesso. Amica. Numerosi programmi televisivi che da tanti anni lo vedono protagonista con la sua personalità e creatività. Da casa Rai 1 ai raccomandati, dall'isola dei famosi a Chuck si canta, a X Factor, Malgioglio è uno dei più amati personaggi televisivi italiani. Il problema, Chris, adesso ti vogliono tutti. Ma sai, io sono rimasto sempre, penso che questo mio grande successo, quello che io ho oggi, è tutto fatto di sacrifici. Io mi sono sacrificato molto nella mia vita per questo lavoro, perché è l'unica cosa che io so fare. Io non so fare altre cose.
Ed è bello questo successo anche di questo, beh, possiamo dirlo, di questo ultimo reality che ho fatto, dove le bambine e i bambini sono pazzi di me, non so se sarà il ciuffo, sono diventate tipo Violetta, quella di Walt Disney, e tutti che mi bloccano, è una cosa, è una cosa incredibile. L'altro giorno sono andato a fare la spesa, tutti addosso a me, sono scappato via con l'ansia e mi sono fatto un piatto di pasta con l'olio perché non sono comprato niente. È tutto così bello, anche l'altra sera che abbiamo fatto questo ultimo dell'anno, è qualcosa di meraviglioso. Io odio farmi fare le foto perché stanno lì con sto telefono, che stanno questi telefoni che fanno parte del dopoguerra, dove 10, 9, 8 deve stare così, e io che soffro di cervicale e mi è ritornata alla cervicale. C'ho questo mio successo, forse è bello perché me lo sono guadagnato con i sacrifici, perché nessuno mi ha dato niente. Te lo posso benissimo dire, io devo anche la mia fortuna a un uomo come Fabrizio De André, che ha voluto lui che io facessi questo lavoro, e però io dopo gli ho presentato una donna bellissima, che mando un grande bacio, Dori Ghezzi, è nata questa grande storia d'amore con queste due persone. C'ho la mia ambiguità, chiamiamola così, la mia stravaganza, il mio essere diverso da tutti gli altri, perché appartengo a quella categoria che non ha colleghi. Francesca, io non ho colleghi, io posso essere spalmato come il burro, la marmellata, da tutte le parti, in qualsiasi trasmissione, ma io voglio trasmissione gioiosa. Ecco, questo momento con te è molto bello, perché è un momento gioioso dove io mi posso raccontare, tu sei una che ascolta, mi piacciono le donne, quando io parlo, che mi ascoltano, che non mi interrompono, e devo dire che le presentatrici italiane sono le più brave in assoluto che noi abbiamo. E io amo tutte quelle con le quali ho avuto la fortuna di lavorare. Ultimamente ho fatto anche un'intervista con la tua collega, che è straordinaria come te, giovane, bella, Silvia Tofanin. E mi piacciono le donne così quando tu parli. Io parlo e loro ti stanno ad ascoltare, non mi interrompono. E questo è bellissimo. Ti interrompo subito invece, dimmi, mio caro, amore, perché devo immediatamente. Ma sai che mi piace così? Ma tu devi fare amore, devi fare spettacolo. Non puoi fare cronaca, tesoro. Perché tu sei meravigliosa, amore. Amore, sei stupenda, amore. Spettacolo, spettacolo, amore, gioia, allegria. Che tu sei questa. Andiamo subito a spettacolo. Sei bellissima, e poi tu sai che ti somigli? Te l'ho detto, io te lo ricordi? Sì. A Michelle Pfeiffer. Vabbè. Molto più giovane. Grazie. Tu, naturalmente. Ma c'hai sta faccia, figlia mia, che spacca il video. Se avessi la tua faccia, sarei andato a Hollywood, avrei fatto 3 film e avrei preso 5 Oscar, mia cara. Sicuramente saresti molto più intraprendente di me. Però tu sei un grande paroliere, hai scritto per i più grandi, e quindi noi adesso vogliamo metterti alla prova, perché a casa si chiedono: ma come si costruisce un pezzo? Come si costruisce un brano? Abbiamo scelto... Vuoi fare adesso? Abbiamo scelto dei brani. E che devo mettere le parole, io so. Sì. Tu sei pazza, che figlia mia, questo. E non lo so io. Non lo sai, ma secondo me invece è E non grande. Lo so, dimmi che devo fare. Tira fuori la timidezza che è in te, e secondo me verranno dei capolavori. Oh, mamma mia. Salvatore, puoi andare con il primo brano. Questo è il primo brano. Grazie. Ma dovrei fare le parole? Beh. Stasera con te non so perché domani. Non mi ricordo, ma mi fa fare delle cose. Non lo so. Perché finalmente non so. Qualcuno non so se è giusta la metrica. Il valzer di Strauss. Lo so, è molto difficile. Beh, naturalmente devi stasera devi... con me non so perché, domani con chi, perché prossimo brano, attenzione. Lo so parlare. Ricordo più. Questo è un tic-tac, è bellissimo. No, non mi ricordo più, ma lo ballavo. Ma adesso non mi ricordo più. Che meraviglia, adoro. Stupendo questo pezzo. Penso che questa è una canzone che cantava una cantante straordinaria, Nana Mouskouri, che naturalmente la mia generazione la ricorderanno questa canzone. Forse ne ha fatto anche interpretazione Milva. Dalida ne ha fatto anche una versione bellissima. Amore, già c'è un testo, non lo posso fare. Il testo è bellissimo.
Sicuro che non vuoi ballarlo? No, non mi ricordo, perché forse è un intreccio di gambe. Amore, non mi voglio mica rompere il femore, tesoro. Sul prossimo brano non puoi tirarti indietro, eh? Cos'è? Guarda, sembra proprio scritto apposta per te. Ma Salvatore, tu mi fai sentire le cose. Che bello. Sembra con te partirò. Devo ispirare, non posso, se no mi metto a piangere con queste musiche. Mi fate sentire delle melodie pazzesche. Ma datemi qualcosa. Sì, lo so, datemi qualcosa di fresco, amore. Qualcosa di fresco ce l'abbiamo, in qualcosa di fresco, ragazzi. Mi fate sentire delle musiche così straordinarie. Ma per fare dei testi su queste musiche. Alzatevi tutti. Batte con un meo che ti appaunci, lo sai. E dal mio tempo un bello, lo susto che devo. E una più accendita del suo baiuto. E dalle grigia vuando e pianto, mi fubando e fuba. Stata tutta la barca. Un cicco cicco so, un cicco cicco là. E sta comendo tutto il mio fuba. Ora se mi cola, anche voi muovetevi, muovetevi. Che appaunci, lo sai. E dal mio tempo un bello, lo susto che devo. Ma cui c'è il defubaio d'on di allegri già vuando e piando mi fuba saltando dalla baracca. Ma per favore mi sei fissuto sul reino con che ne accada come non fuba in te tu stessi che quasi sciore ma ci nevi. Ma che meraviglia. Cristiano, andiamo in pubblicità col Tico Tico. Ci meraviglia se ti rimasi nevi quando sa con la rifata ma chi con il fuba saltando della baracca. Sono le 18:38 e abbiamo un appello da fare. Francesca, io avevo un appello da fare. Sì. Io ho avuto la fortuna di lavorare con le donne più importanti, da Mina, Vanoni, Fatti Bravo, Zanicchi, Carrà e tutto. Ma c'è una donna alla quale sono particolarmente affezionato, Milva. Io volevo fare un appello alla direzione generale, al direttore Teodoli e naturalmente a Baglioni. Vorrei che quest'anno Milva d'essere un premio per il Festival di Sanremo, un premio speciale a questa donna che ha avuto la fortuna di fare conoscere la nostra canzone nel mondo, ha lavorato con i più grandi, da Morricone, Theodorakis, Amore Van Gelis, tutto, e ha cantato nei teatri più importanti del mondo, perché è l'unica donna che ha fatto più festival di tutte le altre donne. Hai fatto benissimo, un mito, e noi sappiamo che Milva si è ritirata per problemi di salute e io vorrei che Sanremo quest'anno desse un premio. O vado a ritirarlo io o naturalmente anche la figlia Martina, e spero che questo mio appello naturalmente sia la vita diretta. Speriamo davvero, perché ascoltate, venga Cristiano ascoltato. Maggioglio, salutiamo. Grazie. Marco Liorni che ci ciao segue Marco. Da casa. Torna presto. Grazie a tutti. Ciao Marco.